C'è sempre da imparare e quindi quest'anno, per la prima volta in vita mia, mi ritrovo con questa situazione di muffa all'interno del semenzaio riscaldato. È abbastanza brutta da vedere, non è che ho inficiato la crescita delle piantine, quello no, però è veramente brutta da vedere e probabilmente ho capito che non ho un ricambio d'aria abbastanza elevato nella parte bassa della serra, mentre nella parte alta, se vi ricordate, ho la finestrella lassù, quindi sopra problemi di muffa non ne ho, infatti queste piante qui non hanno alcun problema. Questa mi è arrivata all'improvviso e adesso devo capire come fare perché non so se avevate già visto il video della muffa nei vasi delle piante, lì era facile, potevo togliere la terra superiore e la ricambiavo e li spostavo e risolvevo il problema. Qui invece sono troppo piccole le piantine per essere trapiantate e avrei risolto il problema in quel modo lì e sono troppo vicine per cambiare il terreno. Quindi adesso che le temperature non sono molto basse, ho deciso di far così. La notte tengo chiuso il semenzaio, perché così mi mantiene la temperatura ambiente a una certa temperatura, è impostato a 20 gradi. Il giorno invece questo lo tengo aperto. Sono 3-4 giorni che sto facendo così e la muffa c'è ancora, ma è meno dei primi giorni, dovevate vedere cos'era i primi giorni. Lì che ho una semina che ancora non ha attecchito, toglierò la parte superficiale, salverò i semi e metterò il terriccio nuovo. Contemporaneamente cercherò di tenere controllate le irrigazioni, ne metterò un po' meno. Ad esempio qui come vedete il terreno è secco, anche lì, qui posso mettere un goccio d'acqua. Nelle altre parti dove il terreno è ancora umido e bagnato, non toccherò nulla, non farò irrigazione. Purtroppo capita anche questo, mi faceva piacere farvelo vedere perché può capitare a tutti e non è che il fatto che uno lo faccia da un po' di anni sia esente da questo tipo di problemi. Come vi dicevo io, sono 6-7 anni che uso il semenzaio in un modo o nell'altro e questo è il primo anno che mi succede, quindi è corretto anche farvi vedere i problemi che possono insorgere in un semenzaio mal posizionato con poco ricambio d'aria. Ci rivediamo fra qualche giorno e vediamo come va con i vari metodi che ho messo in atto che vi ho detto. Sono passati 4-5 giorni da quando ho iniziato ad aprire la porta della serra. Qualche lieve miglioramento c'è stato, però sto cominciando a pulirli a mano. Questo è uno dei più colpiti. Io faccio semplicemente che smuovere con le dita perché devo passare attraverso le piantine senza rovinarle. Questi sono i pomodori cuori di bue. Poi questa terra qui che ha le spore della muffa, la butto poi per terra o in un vaso di recupero, così nulla di che, non la rimetto di sicuro in serra. Il terreno è molto umido perché all'interno c'è molta umidità, quindi il problema mio è stato che c'è stato uno scarso ricambio d'aria. Qui abbiamo ammazzato una piantina, ma la salviamo. C'è stato uno scarso ricambio d'aria e questo mi ha creato appunto le spore di muffa sopra il terriccio. Non mi era mai successo. C'è anche da dire, a mia discolpa, che è il primo inverno che faccio con questa serra, non la conosco, non so come si comporta, l'ho costruita qualche mese fa, quindi ora che lo so, per il prossimo inverno metterò in atto alcuni accorgimenti per evitare questo problema, soprattutto un maggiore ricambio d'aria. Infatti quando il semenzaio lo avevo all'aperto questo problema non si è mai posto, perché comunque volente o nolente c'era un po' di ricambio d'aria, non è a tenuta stagna. Ma in questo ambiente che si vede che l'abbiamo costruita troppo bene, io e mia moglie, non c'è ricambio d'aria e quindi devo fare qualche finestrella. Questa la butto in questo vaso dove stiamo cercando di recuperare questo alberello, ma mi sa che è morto. Dentro ci butto tutti i rimasugli. Ok, andiamo avanti e ci vediamo ancora fra qualche giorno. Ed ecco qui, sono passati circa 15 giorni dall'ultimo video, dall'ultimo tranche di video che vi ho fatto vedere. Ho ripulito completamente i vasi, li ho spostati di luogo, ovviamente. E non c'è più traccia di muffa, non c'è più niente. Quindi le operazioni messe in atto, cioè quella di smuovere il terreno e togliere il terreno più colpito, le spore che erano più evidenti, e soprattutto tenere aperto il semenzaio di giorno e chiuderlo di notte, ecco, quelle hanno sortito un buon effetto. I risultati sono stati tangibili e abbiamo risolto anche questo piccolo problema che, come vi ripeto, preso così in tempo non inficia assolutamente la qualità e la quantità delle piantine, è solo una questione estetica, non era bella da vedere, insomma. Qui ci è rimasta ancora qualche spora, ma veramente poca roba. Siamo in via di guarigione. Bene, vi ringrazio per essere stati con me. Anche questa volta è stato un video un po' particolare, nel senso che vi ho mostrato questa problematica che può capitare se c'è poca aerazione.
capita anche a chi ha magari qualche anno di esperienza e quindi non bisogna preoccuparsi. Grazie per essere stati con me anche oggi, vi auguro una buona giornata.